Ragazzi, bentornati su New Play. Questa volta giochiamo un gioco che io non ho mai visto né sentito in vita mia. Per me è una novità sto gioco, si chiama Fallen Legion. Fallen Legion e dovrebbe essere un action RPG, un gioco di ruolo d'azione, a quanto ho capito, poi non lo so, mi potrei anche sbagliare. Simile vagamente a quelli tipo Odin Sphere, questi qua, no? I giochi quelli Grim Grimoire, questi qui. Con grafica 2D, eccetera, eccetera. Però ovviamente quei giochi lì sono fatti bene, c'hanno una grafica da paura. Questo qui somiglia un po'. Ma vediamo un po' com'è. Ma non mi fa fa. Ok, no, a me è partito, è partito. Ho premuto X, ma il gioco è partito dopo mezz'ora che ho premuto X, quindi mi pareva che sarà tipo bloccato o qualcosa del genere. Allora, siamo sto tizio dentro a questo mondo fantasy, ma vediamo che combina. I serve Fenumia, although it has never truly been my country. Lui serve sta Fenumia, che è una città? No? I have never forgotten that once my people charted our own course, instead of laboring under the yoke of a conquering empire, but I'm one of few. Vabbè, so decidi. Fenumia consumed the body of Boren long ago. Il corpo del Bjorn, che cazzo è questo qui? With each generation, it devours more of our soul. And there is precious little left. I will bring us glory again. And if I bring a little glory to myself in the process, so much the better. Ci ho capito poco, comunque. Chi è fuggita? Una... Allora... Octavia ha ucciso molti soldati mentre fuggiva. Cecilia non è dentro. Chi è sta Cecilia? Cioè, qua ci vengono introdotti gente che non si sa chi è. La musica è carina, la musica è bellina. Mi rifiuto di rientrare nell'accampamento, sicura lo scappa. Antoinette, vai a guardare il cancello esterno. Non fate uscire nessuno dall'accampamento. Tu vai alla... Tu invece Birna vai al cancello sud. Whisper Bluebis. Whisper Ubis. Ah, questi sono tipo i walkie-talkie fantasy. Sono dei gioielli che consentono di parlare a distanza, a quanto ho capito. Vabbè, che tardo, io già sto a dormire, ragazzi. Allora, vediamo un po' come funziona questo gioco. Ah no, è proprio, non è l'action, è proprio RPG che dobbiamo compiere a questi, vediamo un po'. Allora, premi quadrato, X o cerchio per far attaccare uno dei tuoi esemplari. Allora, in pratica questo gioco funziona come quell'altro gioco che usciva solo la demo, come si chiamava? Si chiamava, cioè, ma lo dico subito, aspetta, lo dico subito. Allora, il gioco si chiamava Indivisible, che c'era una grafica stile, un po' stile Miyazaki, no? Un po' fantasy, ma anche un po' stile anime, ma ricercata. Ma in tempo reale gli dominava questo, no? Ma gli dominava in tempo reale, questo, no? Eh sì, è come Indivisible funziona, insomma, Indivisible ma anche è uscita solo la beta, è uscito il prototipo, diciamo, del gioco, ce l'ho pure per PlayStation 4, se volete ci faccio un gameplay. Insomma, quello ma anche è uscito quel gioco, già l'hanno clonato, per questo si gioca praticamente quasi allo stesso modo. Ok, abbiamo finito il primo... Ci hanno dato un po' di mazzate però, eh. Ecco altre guardie. Conosciamo un traditore quando lo vediamo. Non so se sarebbe cagare che dicono questo. Poi non ho capito però non fa niente. Ah, ma col triangolo? Come mi sa che attacca alla cactus, cioè alla cacchio, quando gli pare? Perché pur premendo tutto non... Ah no, col triangolo lui fa la guarigione. Io posso scegliere che magia fargli fare. Dai, che sei morto, sei una rotta.
che arriva fine, dai. Ma come sta l'energia? Sono messo male, mi sa che mi tocca fare un po' di guarigione, eh? Allora, Daffy Spear Crash Full with Legatus. Proviamo. Si muove che usa la guarigione, infatti non usa la guarigione ma hanno gonfiato. Vediamo un po' se riesco a farmi. Ah, ma io ho fatto la guarigione a quella, ma certo è sul deficiente, ho fatto la guarigione al nemico, ovviamente. Ah, se prendi tu fai rivivere, ok, ah, magia sopra è per far rivivere i morti. Poi la magia sotto è per guarire. Fa caso, non ci fate caso, ancora devo vedere come cazzo si fa. Un cavolo me naso. Oh, questo è il boss? Soulmancer si chiama? Non è un necromancer, è un soulmancer, cioè più che necromante, animante, animante, potremmo chiamarlo. Ah, blocca la parata, come si fa? Si fa con L1? Ok, vediamo un po' con L1, vediamo un po' se funziona. Mi ha bloccato tutto, ma io amo. Ma intanto gli faccio la guarigione. Ah, ma mentre sono in parata non gli si ricarica la magia, sti disgraziati, eh? Ah, se si fa al momento giusto fa la counter, ok, ok. Ma forse su di sé funziona meglio di quello di Invisible là, perché è un po' più tecnico, un po' più... Quello là era basato interamente sul grinding, invece qua c'è anche un po' di pianificazione seria e di prontezza di riflessi, di bravura, perché devi anche fare le parry al momento giusto. Ok, questo qua si frappone fra noi perché vuol far scappare quella che sta scappando e noi gli menamo. A lui tipo un protagonista, quindi è una specie di mago alla fine. Beh, che ci fai? C'è un menaggio o no? Breakpoint nel boss, nella life bar del boss c'è un coso bianco, si chiama break meter. Ah, possono attaccare uno stop quando brecchiamo quello. Io posso fare un mega attacco, finito. Ma curiamoci un po' di gente. Ah, ho sbagliato. Non ho fatto il tempo. Ma l'ho preso, no? Ma l'ho parato, ma ha fatto danno uguale, secondo me. No, no, no. Vai, critico, ma non puoi. Ma ha gonfiato uno, io devo andare a rivitalizzare.
Non sta almeno, magari il break, break point. Break adesso, break point. L'ho sfornato. Non sapevo che tu potessi evocare spiriti per fare il tuo sporco lavoro per te. Avrei preferito non ucciderti anche se è un piccolo conforto. Bel modo di dimostrarlo, sei un uomo morto adesso, lo sai? Riesci appena a parlare. Non sarò io a ucciderti, sarà lei che tornerà a casa presto. Hai due legioni, tre? Lei avrà tutto il resto delle legioni. La Endor. Sì? Sei un vero bastardo. Te posso toccare? Ma vaffa. Ok. Ed è schioppato tra le scintille. Rondas was right, of course. If successful, my plan would have been a perfect bloodless coup. It seemed clear that Octavia. Raga, sono stanco, non c'ho proprio la forza di andare presso alla storia. Comunque abbiamo capito che mo arriva una specie di regina, io affermasso, ma vediamo un po', eh. Quindi un tipo dei ribelli alla fine, eh? Un tipo ribelli? Mi ha dato una bella A. Ma se mi dico, va a livellini sto gioco, c'è l'autosave. Ma ci devi pure spiegare l'autosave world map, ma che ci spiega? Ok, andiamo fuori dalla fortezza, vediamo un po' dove ci ritroviamo. Non sa, se da niente. Saltiamo tutti gli armi, non ci frega niente, raga. Fa un po' di mazzate così, a caso. Qualche giorno prima. Comunque i disegni sono belli, ragazzi, sono un po' strani a volte, perché tipo sta tizia c'è il collo messo in una posizione un po' innaturale, mi pare. Sarà quell'armatura che c'è davanti, però il collo veramente rispetto alle spalle sta troppo indietro, mi pare, eh. Mio padre, non ci frega niente. Se volete leggere la storia, mettete pausa, va a leggere, ragazzi, perché io proprio non c'ho, non mi via proprio, c'ho un sonno, cioè è tardi, ragazzi, sera. Adesso è molto tardi quando sto registrando questo episodio, quindi insomma è solo per farvi vedere un po' come il gioco. Questo gioco tutto somma finora sembra buono, però quello veramente era il tutorial. Ma vediamo il gioco come resta. Niente, non si può manco skippare tutto, non posso skippare perché lo start non funziona. E va così. Dai, facci giocare un po', facci tirare qualche mazzata, su. Tiriamoci qualche mazzata. Whisper Meadow, andiamo a vedere. Tarquinius è un soldato del fenume di fede fenumiana che è legale, che è leale e devoto in maniera fanatica. Ah, non si è capito che. Insomma dai, dialoghi, sì, sono belli i dialoghi, però mi prego niente, raga, fatemi giocare. Non so in periodo da RPG, ecco. Allora, combo bar. Ma ogni volta che un esemplare attacca, un nodo viene riempito nella combo bar, eh. Puoi fare scelte per cambiare combo bar, non ci frega niente. Deathblow, link attacca. Vabbè, proviamo ad andare alla cacchia, vediamo se ci riesce qualcosa. Ah, mo c'è pure l'arciere, no? Non mi è riuscita la parata. Becca la luce. Mecca questa grande mazzata. Dai, di morire. Ok, moruto. Come sta l'energia? Vediamo un po'. C'è la tizia occhialuta lì che si è messa un po' male l'energia, eh. Curiamola un po'.
passata. Il mister è fragile, provo a fargli la mega combo, ma non mi riuscita, ma com'è? Ma devo subito curarli, mi sa. Ah, devo decidere imprigionamento e segui o make asset. Facciamo l'esecuzione. Qui attacchi, quindi c'è un attacco in più nella combo bar. Ci ho capito poco, comunque andiamo avanti. Ha maritato l'energia. Scegli, scegli, vabbè, ciao. A cura la tizia, ma mi ha fatto cura perché intanto mi ha ammazzato tutti. Decide, adesso facciamo. Allora, fierza del combo bar, make asset. La ferocia aggiunta alla barra della combo. Siamo parata. Senza difesa e non lo gonfiamo. Con un po' di tempismo si può fare veramente la bua, molta bua ai cattivi, perché tu pari, quello sta stannato, sta in rincoglionito. Allora, mana recovery più 10, dai. Così ci abbiamo. Le magie si ricaricano più in fretta, dai. Allora, qui c'è il contadino. Dice, ci sono i banditi, arrivano e ci frega una roba. Ma comunque no, bellino sto gioco, mi piace lo stile grafico, mi piace il sistema di gioco, funziona, è bello. Attacco critica, ma quasi spawnato a questo, eh. Ok, beccate questa. L'hanno spawnato proprio alla grana. Non ho visto i cosi, mannaggia. Non ho visto i voti. No, comunque all'inizio non mi convinceva tanto, sembrava molto derivativo, molto così, però invece no, funziona bene, è un bel gioco questo. Decisamente un bel gioco. E chi è questa mo, la principessina? Grimoire, quanto conosci di Elysia? Ah, questa parla col libro, sta matta? Intendi l'oceano delle anime? Un po'. Più del paesano, più del cittadino medio sicuramente. Non c'è dubbio. Conosco gli spiriti o le anime o qualsiasi cosa abita questo posto. Sono completamente alieni? Ma si può saltare tutto su via? No, devo per forza leggermi tutto sta pappardella. No, ma dai, non mi prende niente. Sì, sì, c'è il padre. Quindi c'è il padre che parla con le anime, devi mortacci loro. Sei in mezzo sangue, c'hai sangue bastardo, come dice Matteo Montesi, c'è sangue bastardo e quindi c'hai le carni bastarde, insomma, dai. Andiamo a giocare, dai, fammi dare qualche ammazzata, su. Ma sai perché devo fare un livello di mazzate e un livello di dialoghi? Ma io non gliela faccio a reggere così, dai, su. Economia di Fenumia, per fortuna ci hanno risparmiato di reggere il papirotto. Andiamo a giocare, va. Vabbè, con le super mazzate, via, beccate queste mazzate. Ma come? Ho premuto la parata, ma non mi pare niente questo.
Guarda, mi stanno gonfiando. Ok, prima gruppo abbiamo fatto fuori. Uomini lucertola, questo giudizio cortizzetto, chi è questo? I draconiani. Ah, lui ha ammazzato i draconiani, io mi lucerto, ma ce le gonfia a noi. Era solo per riscaldarmi, dice. Con becca del stanza. Ah no, era amico nostro questo. Era amico nostro? Non ci ho capito niente. Vabbè. Oh, drago. Le reliquie. Barin ti ha dato un elemento potente. Drone trovi? Limite da più per 10 secondi. Premi R1 per usarlo. Attacco limitato per 10 secondi. Vai, ammazza. Gonfia. Vai. Via, pezza. Che ci attacchi limitato per 10 secondi. Ecco, mi sa che è finito, mo, eh. L'ho spawnato? Già spawnato? Oh, già rovinato. Già l'ho quasi rovinato, raga. Mica questa mazzata, vieni. Non fa l'attacco solo, prima non l'ho visto, l'attacco solo, gliel'ho parato e me lo colpio. Sì, becca questa ammazzata. Mamma mia, ho fatto la parry perfetta, l'ho spawnato. Oh, questo gioco io non gli davo una lira, ma è bello, eh. Veramente divertente, ben fatto. Allora, so che se vado di Rottavia avrei trovato, molti lune sono passate Legatus, ma l'ultima volta che c'è, ma alla fine ci siamo incontrati. Mazzate. Vabbè, io questo gli do una, basta, uno stregone io compio, gli do le mazzate. Niente, che fa? Noi non lo possiamo gonfiare, perché... Allora, mossa Desperation. Allora, se tutti allora, la cosa... Entra in una trance se tutti gli esemplari cadono in battaglia, facendo il quadrato riporta la mana durante lo suo stato disperato, quindi devo andare di disperazione. L'ho sfornato col critico, ok. Antonietta, se la mia è più cara amica, ci frega niente. Andiamo a giocare. Allora. Oh, difesa S, super! Hai visto che roba? Sto prendendo bei voti, sto gioco. Pure se non ci sto a capire niente, sto giocando bene uguale. Mo, altra fase di dialogo. Che due palle. Famo sta fase di dialogo. Pagine strappate, torri di launch. Siamo un'altra volta dove stavamo prima. Questo qua ci parla, perché sei qui, siamo qui fratello. Ma che è, sono mio fratello quello, non lo sapevo. C'è il Grimorio che parla pure lui. Il Grimorio se la parla. È parlante. Abbiamo strappato una pagina al Grimorio. Dice, ma che fai, strappi le pagine, fiuta una mignotta. Ma che fai, mi rovini il libro. Questo vale un sacco di soldi. Questo libro lo porti dall'antiquario, te dà i sordoni, che non lo sai. Allora, parliamo un'altra volta con Antoinette. Che poi si sa che nel Medioevo c'erano gli occhiali come quelli moderni, no? Vedete che c'ha gli occhiali, lei. Certo, si manga giapponesi fantasy, proprio sono fatti un po' così alla cazzo, eh. Cioè, gli occhiali. Vabbè, andiamo a giocare. Ecco che marcia il congresso, eh. Che sonno, ragazzi. Andiamo a giocare. Dai. Il mortaio che è sempre la stessa ambientazione della foresta. Sì, va bene, dai. Se becchiamo, eh. Ciao, se siamo visti, ciao. Se becchiamo. Allora, altri da gonfiare, io da gonfiare, però. Ma come mi sono parato, ma non morto. Critico! La becca questa ammazzata. Perché non mi fa la magia? Monster.
Accurati. Dai, sei morto, tu non rompe. Ciao, ti saluto. E questo è andato. Ma vediamo se mi guarisce. No, non mi ha guarito. Non posso guarire nessuno. Mettere questo. Mado, l'ho sfornato. Perché prima gli ho fatto la pare e poi gli ho sparato la magia in faccia. Guarigione. Mi sa fare mega bozzi questo, eh? E un ammo sfondato. Ma che senso di vita l'ho sfondato. Ecco. Beh, questo. Ciao. Ci siamo visti. Allora. I capi di questa battaglia con la tenuta di infanteria sono stati identificati. La interrogazione. Colpo di grazia ti ridà il mana, ti ridà la magia, quindi questo è buono. Appena ammazziamo uno c'è più magia. Vai giù. Finito con una magia. Ma io paro, però mi dà ugualmente il danno. Cosa non ho capito? Perché mi dà il danno uguale se io paro? Devo guarire. Allora, congratulazioni. Critical più probabile del 10%. Facciamo questo. Questo c'è il cannone, no? Che è questo cannone? Ma che boss? Una bimba col cannone è il nostro boss. Oh, ma fa male questa, eh? Ok, ma dobbiamo rispiegare la tacca, possiamo gonfiare. Da quel disgraziato, non c'è una mazzata critica, perfetto, dico blocca in modo gonfio. Ah, ma ne spara prossimo. Ready!
ammazzato proprio mentre stavo a caricare il critico. Ok, l'ho ammazzato con la cucina in testa proprio. Allora, ha imparato a evocare i Dardanelli, il mortaio epico. Su offesa, invece su difesa ha fatto cagare, mi ha preso una bella C di difesa. Ok, mo c'è un'altra fase di dialogo, non ci frega niente ragazzi, veramente sto gioco i dialoghi proprio a strafottere proprio, come tutti i giochi fantasy giapponesi, però veramente bagnava, cioè, non c'ho più 15 anni, non ho più della centinaia di dialoghi su giochi giapponesi, io già negli anni 90 me la sono fatta sta trafila, basta raga, basta, non c'ho più 15 anni, con le sue storie epiche. Belle sì, però derivative, ma leggetemi il libro serio, non leggetevi i giochi di ruolo giapponese, regà, leggetemi i libri quelli veri, che magari forse qualcosina in più valgono. Ok, allora ragazzi, anche se ho dovuto fare la mia solita, il mio solito dissing su tutto, qua ci dobbiamo scegliere il party finalmente, ci scegliamo i personaggi, ci piamo quella col cannone, poi ci piamo questo gancio, poi ci abbiamo a maga, dove sta la maga? Ma quella col fucile, sono quelli che c'avevo prima, sono sempre quelli, so. Vediamo quella col cannone come si comporta, dai, chiudiamo l'episodio in bellezza provando il cannone dei Dardanelli, come lo chiamano qua, che è lo stretto dei Dardanelli, ma che è? Questo chiacchiera, si parla, ma non ci frega niente. Allora, la prima per la distruzione. Andiamo a giocare. Allora, velocità del Dardanello più 20%. Ok, dai. Così spariamo più cannonate proprio a mazzetta. Vado via. Andiamo a mettere questo stambo là. Attacca. Fanta ammazzate, infatti abbiamo nominato a quello. I draconiani, qui sono tipo i rettiliani che dicono i compostisti, no? I rettiliani. Oh, io ho parato, però il danno me lo sono beccato uguale, no? Questo gioco, quanto può essere fame sto gioco, eh? Tu pari tutto bene, ma il danno te lo becchi uguale. Moruto? Perché comunque okay, mazzate se becca sempre quello che la lancia, eh? C'è poco da fare. Ah no, stavolta se le becca quella col cannone perché sta in prima linea, eh? Okay, beccato questa ammazzata, infatti ho messo pure. Guarda te, mi sono preso il peggio mazzato. Ma vuoi morire? Oh, mi sono appia peggio, ma mi è morto il lanciere mio. Andiamo a salvarlo. Vai, para tutto. Ma no, pure se stai imparata ti fa uguale danno, a meno che non gli fai la parry. Oh, uno ha ammazzato. No, ancora vivo. Ha ammazzato quello grosso, attenzione. Ben morto. C'abbiamo poche razioni.
Allora, follow example, cos'è l'example? Non lo so, comunque aumentiamo la la velocità del Longinus, che sarebbe la lancia, credo. Beh, ma io ero riuscito a vedere, non è tornato, no? Ah, ho fatto la guarigione, aspetta. Sì, becca di questo. Vai. Tieni, guarda le mazzate che sono a te. Dai, vieni qua, su, facci il favore. Mamma, io ho scatenato l'inferno, sto disgraziato. Ma io mi riparo, ma non impara. E una l'ho ammazzato. Mamma mia, le grilli fantamazzate che sono fatte. Faccio guarigione. Ah, non mi ha fatto la guarigione perché avevo già finito il combattimento. Decide, cosa facciamo? Free attack, mega asset, imprison. Allora, blocco il Dardanello, blocca di più, fai il critical X. No, lo facciamo il denounce. Free attack. Attacco in più aggiunto alla gambara delle combo. Abbiamo sbloccato un attacco sotto, noi ce ne abbiamo più. C'è il boss, guarda, guarda, guarda. L'alberello di Natale lì in fame. E un amo spawnato. Mo mi dovrei anche guarire in teoria, perché mo ci mi guarisco anche, ok. Mi sono guarito, ma quello mi è riattaccato. Ah, ma lui fa gli attacchi al terreno, e come cacchio li paro quello? Vediamo un po' come attacca. Eccolo. Dai, sei morto, sono morto. Colpo di grazia, spawnato. Ok ragazzi, abbiamo finito anche questo livello. E beh, qua c'è il solito stregone del cacchio, che c'è il bau bau, mi sono, sì, c'è pre niente, adesso è stregone di Yoda. Ciao. Abbiamo visti. Ok ragazzi, abbiamo finito anche questo livello, io mi sono stufato di giocare. Comunque il gioco è bello ragazzi, vi appassionate soprattutto del fantasy, ma soprattutto del fantasy giapponese, dei JRPG. Questo c'è una meccanica molto bella che è un po' copiata da quell'altro gioco di cui vi ho già parlato, ovvero Indivisible, gioco di cui è uscita solo una demo, è uscita una versione prototipo, il gioco completo ancora non è uscito, sono anni che deve uscire quel cacchio di Indivisible. Nel frattempo i giapponesi li hanno battuti sul tempo con un gioco, come vedete, dalle meccaniche simili, che è un incrocio di strategia, pianificazione, azione, gioco di ruolo, libro game, graphic novel, quello che volete voi. Comunque è un bel gioco soprattutto per gli appassionati ragazzi. Io ormai ho un'età, io ormai sono vecchio, non reggo più con la pazienza il dover leggerti centinaia e centinaia di righe di testo, non gliela faccio più io, purtroppo è un limite mio ragazzi, però per voi che vi va di tuffarvi in queste... in questa letteratura fantasy da due cioè di letteratura fantasy videogiochistica, sicuramente sarà molto molto appassionante come gioco questo ragazzi. Quindi se siete appassionati io ve lo consiglio, perché mi pare veramente un bel gioco, e poi anche a basso costo, voglio dire, non so quanto costa, perché qui me l'hanno regalato col plus, però dovrebbe costare non più di 15 euro 15 forse 20 euro a prezzo pieno, poi lo trovate ovviamente, lo trovate in offerta, lo trovate anche a meno, non so quanto costa sullo store ragazzi, perché me l'hanno regalato. Diciamo che un prezzo giusto per questo gioco sarebbe intorno ai 10 euro, ecco,
in offerta, l'ho beccato intorno ai 10 euro, magari anche un po' meno. Per questa volta è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di New Play. Ciao ragazzi, alla prossima.